fatti così. Leone è fatto proprio. Viaggia insieme a noi, esplorando il corpo umano. Bambini di tutto il mondo pronti a riunirsi per guardare un'altra incredibile e meravigliosa. Non dire niente. Ho detto qualcosa io? No, però ti ho visto che eri lì pronto, eh. No, no, tu ti assumi le tue responsabilità con la produzione, io non dico niente. Bravo, stavo dicendo. Super iperbolici bambini incredibilmente belli, grassi e che mangiano un sacco di robette a Natale. Siamo pronti? Bambini? Avete messo il mantellino? State per lanciarvi dal quinto piano del vostro palazzo? No! Non ce la faccio a sentire questa porcata! Non ce la faccio più! Ancora tu? Sì, sempre io! Non ce la faccio più a sentire queste porcate! Perché? È arrivato il corpo umano, siamo fatti così, punto! Ma tu non hai un c***o d'altro da fare che sta no, per le palle? No, questo è il mio lavoro! Ok? Rompere le palle a me? Sì, esatto, se tu dici iperbolici mantellini del c***o! Ascolta, vaffan c***o, c'è il corpo umano e io adesso mi fissi... Vai a rubare! No! Ma tu mi dicesi, c***o! No! Di nuovo! Cazzo, sono tutto sporco di sangue. Dove eravamo rimasti? Bambini, arriva il corpo umano, capito? Siamo fatti così! Sigla! Oh. Guardate, guardate! Marialina e il piccolo Ferruccio si stanno preparando per il Natale! Stanno addirittura preparando un bellissimo presepe! Guardiamoli! Ciao Ferruccio! Ciao Marialina! Allora Ferruccio, hai preso tutto per fare il presepe? Sì, ho preso tutti i personaggi che servono per fare il presepe più bello del mondo! Sì, dai, facciamo un presepe, che cosa affascinante! Allora, questa è la base, lì c'è la grotta, guarda, questo qui lo mettiamo qua. Allora, mettiamo qui San Giuseppe. Ma quello cos'è? San Giuseppe? Ma no, dai, un buffo, che schifo! Ma la tipa del negozio me l'ha venduto come San Giuseppe, mi ha detto che era un po' cianotico. Ma come? No, dai, ma che presepe del cazzo, Ferruccio! No! Avete visto, bambini? Il piccolo Ferruccio e Marialina sono tutti intenti a preparare il più bel presepe del mondo! Che bravi bimbi che sono! Torniamo a vedere cosa stanno combinando! Dai, metti la Madonna! Eccola qui, attack! Ok. No, vabbè, dai, che cos'è? Un soldatino! No, è la cantante, Madonna! No. Ma no, che schifo, Ferruccio, dai, ma io volevo la Madonna vera! Ma non ti va mai bene niente, ho speso 500 euro per far sto presepe! Che cazzi! E quella? Ma cosa c'entrano le macchinine, Ferruccio? Beh, scusa, come fanno ad arrivare quei tre lì? Ma non c'erano le macchinine quando è nato Gesù? Sì! Ma scusa, c'era scritto Camel Trophy? Io ce l'ho messa sopra la macchinina, cammelli, scusa! Ma sei veramente un cretino, Ferruccio! No, non dimmi che quello è l'asinello! Eh sì? Ma non puoi mettere il decimo a pecora per fare l'asinello! No. Avete visto, bambini? E il piccolo Ferruccio, come sempre, si è fatto fregare. E ha comprato dei personaggi che non c'entrano assolutamente niente con questo benedetto presepe. Speriamo che Marialina abbia una buona idea. Oh, cavolo, mi sono dimenticato il bue. No, proprio il bue, il mio personaggio preferito! E adesso? Senti, un'idea, Ferruccio! Avete visto? Anche questa volta la piccola Marialina ha una soluzione pronta! Sì! Senti, Ferruccio! Sì? Giusto per vedere come viene insieme! Sì! Non è che potresti metterti tu al posto del bue? Certo, aspetta un attimo, mi tolgo le scarpe, se no schiaccio tutto. Eccomi qua! No, Ferruccio! Ok, così a pecorone? Sì, sì! Comincia a fare mu! Cazzo, è bellissimo! Aspetta un attimo, Marialina, mi si sono incollate le mani e anche le ginocchia. Marialina? Aspetta, Ferruccio, provo ad aiutarti io. Marialina non si stacca più niente, no? No, non viene via, Ferruccio. Così mi stacchi i palmi delle mani, Marialina. No. Aspetta, Ferruccio. No. Ai. Beh, tutta la mano piena di muschio. Mi hai visto? Mi sei incollato tutto al coso di legno. Avete visto, bambini? La mano di Ferruccio è completamente senza carne. Beh. Entriamo nella sua mano e vediamo cosa sta accadendo. Ciao. Io sono il polpastrello. Avrei avuto un grande futuro come aiuto per le pippe di questo bambino. Ma come? E invece niente, non potrà diventare una nanista per colpa di quella macchia di Marialina. No! Ehi ragazzi, siamo i pigmenti! Ditaci! Qua è un casino, si è strappato totalmente via tutta la pelle. Chi se ne frega, almeno se diventa l'assassino non avrà le impronte digitali. Giusto! Ma come? Ciao, sono Irene. E allora? Ah, non era il mio turno? No. Scusate. Perché? Niente, vai fuori dai coglioni, va, stai facendo un'altra avventura. Ma qua sul copione... Ha sbagliato i testi, dai, fuori dalle palle. Scusate. Prego, prego. Oddio, bambini, avete visto? Il piccolo Ferruccio è rimasto incollato al presepe. E adesso? Oddio, andiamo a vedere. Marialina, mi devi togliere da qui, fa freddo. Senti, Ferruccio. Chi? Io dovrei tornare a casa per il cenone. E io cosa faccio? Rimango attaccato qui? Ma guarda che sei proprio una crema in mezzo ai pastorelli. Aiutami, ti prego. Senti, Ferruccio. Chi? Ti dispiace se ci vediamo dopo la Befana? Perché poi io vado a fare la settimana bianca con i miei. No. E io? E tu sei qui, sai quanti bambini ti verranno a trovare? No, aiutami, staccami, ti prego. Mu, ti prego, staccami. Ah, scusa, Ferruccio. Chi? Avevo dimenticato di accendere il torrentello. No, non accendere quello, no.
No! Forse è meglio regolare prima il livello dell'acqua. Vabbè, tanto poi quando ghiaccio Ferruccio rimarrà lì. Avete capito la lezione, bambini? No. La prossima volta che decidete di fare un bel presepe, non dimenticatevi nulla o farete la fine del piccolo Ferruccio congelato a vita in mezzo alla piazza del vostro paese. Oh, no. Ciao, bambini! No. Siamo fatti così. Siamo proprio fatti così. Viaggia insieme a noi, esplorando il corpo umano. Tesoro, hai visto che strano presepe quello lì, eh? Ma tutta questa modernità secondo me ci manderà a fondo, eh? Hai ragione, amore, sai, che schifo quel bue. Ah, no, c'è più il presepe di una volta, io quest'anno faccio l'albero, ma poi chi l'avrà mai fatto questo cavolo di presepe? Non vedi che il bue è più grande degli altri? Ma te lo so, te lo dico io, perché qua sono i macellai che pagano, che magano per fare il presepe. Chiamiamo Striscia la Notizia, va? Infatti, sarà come? Come? Ma che finale è? Ferruccio drogato. Ma vai a cagare, scemo.